Milano è la cornice scelta da Asus per la presentazione ufficiale di Padfone 2, la seconda generazione di smartphone che può essere interfacciato con una piattaforma tablet appositamente sviluppata. Abbiamo qui i due prodotti. Particolarità: verranno venduti assieme in versioni a 32 o 64 GB di memoria, a prezzi che partono da 799 euro a salire fino a 899 euro, quando? Presumibilmente nel corso della stagione natalizia, ma Asus non ha precisato, nel corso comunque dei prossimi mesi. Bene, la caratteristica principale la vediamo subito: smartphone con schermo da 4,7 pollici che può essere infilato all'interno di questo prodotto. La schermata presente sullo smartphone viene immediatamente renderizzata sul pannello tablet 10,1 pollici per entrambi i display IPS. In questo caso abbiamo una risoluzione di 1280x800 pixel, mentre nello smartphone scendiamo leggermente, 1280x720 pixel. La gestione del cambio di risoluzione viene effettuata dinamicamente, automaticamente dal prodotto. Vediamo la parte posteriore e la cosa più interessante: lo smartphone non esce dalla propria installazione. La costruzione meccanica, questa è la nostra impressione iniziale, è molto valida e l'inserimento è efficace. Il prodotto, una volta che è stato inserito, nel giro di un paio di secondi al massimo passa da uno schermo all'altro, e sul resto abbiamo la classica interfaccia Android, quindi la funzionalità è la stessa che ritroviamo nei vari terminali smartphone o tablet presenti sul mercato. La particolarità di questo prodotto è quella di unire due anime all'interno di un corpo solo, ad un prezzo che può sembrare elevato in senso assoluto, ma considerando smartphone e tablet acquisiti separatamente diventa molto interessante. Asus ha fatto delle scelte molto importanti per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Troviamo infatti un Qualcomm Quad Core, è un Snapdragon S4, abbinato a Adreno 320 per la componente GPU. Nel complesso quindi una macchina che Asus dichiara essere lo smartphone più veloce disponibile attualmente sul mercato, più veloce delle soluzioni concorrenti di Samsung e delle piattaforme iOS di Apple. Cosa segnalare ancora? Beh, la presenza dell'interfaccia tablet permette di aumentare l'autonomia di funzionamento di circa 3 volte rispetto all'utilizzo soltanto dal lato smartphone. L'autonomia di per sé è già molto elevata, ma appunto viene estesa con questo terminale. Anche l'autonomia per quanto riguarda la funzionalità telefonica, anche se onestamente ci domandiamo come possa essere possibile andare in giro e telefonare in questo modo. Nel complesso quindi un prodotto molto interessante, purtroppo ci sarà ancora un poco da attendere prima di vederlo sugli scaffali. Forse per la stagione di vendita natalizia, forse le prime settimane del prossimo anno. Vedremo.